Ragazzi, che Realme sia uno dei brand più interessanti del momento nel mondo degli smartphone non ve l'ho mai nascosto, ve l'ho raccontato più volte nel corso dei miei video e non a caso, insomma, lo testimoniano proprio i numeri. È uno dei brand che sta crescendo maggiormente nel mondo degli smartphone. A prescindere da quale sia la fascia, questi dispositivi dell'azienda cinese riescono a colpire un po' tutti. Ovviamente il motivo è molto semplice: l'ottimo rapporto qualità-prezzo ed ovviamente anche la qualità in generale dei prodotti che realizza. Oggi vi voglio parlare del nuovo Realme 10 4G, uscito proprio da pochissime ore, e io sto già provando insomma questo dispositivo da diversi giorni e vi racconto come va nella mia recensione completa. Proprio qualche mese fa, ragazzi, ho avuto la possibilità di provare sia il Realme 9 in versione 5G che in versione 4G e non appena ho preso in mano questo nuovo Realme 10 in versione 4G ho potuto notare il cambio di passo dell'azienda e no, non credo sia proprio un passo migliorativo che è stato fatto. Il brand ha abbandonato le linee curve dei bordi della precedente generazione ed ha adottato un design molto simile al dispositivo entry level di cui vi ho parlato qualche settimana fa, il Realme C33. Una scelta discutibile, de gustibus, ragazzi, anche perché la finitura della back cover posteriore fa comunque il suo bel effetto e crea dei bei giochi di luce durante l'utilizzo, per cui non mi è dispiaciuto. Il peso è decisamente ridotto, soli 179 grammi, motivo per cui potrebbe sembrare un po' fragilino forse rispetto alla precedente generazione, ma è sicuramente solo un'impressione dovuta al bilanciamento del peso. Buone anche le dimensioni: 159.9 x 73.3 x 7.95 mm. È comodo da utilizzare, non troppo grande e con un form factor veramente alla portata di tutti. Le colorazioni disponibili sono due: la Clash White, come quella in mio possesso, e la Rush Black, forse un po' troppo anonimo. Nel complesso l'esperienza d'uso è molto buona e come al solito Realme non mi dà mai nulla di cui lamentarmi sotto questo fronte. Che bravi, eh? Per il resto lo smartphone possiede a destra il bilanciere del volume ed il tasto power, nel quale è stato integrato un sensore biometrico per lo sblocco, preciso ma non tra i più comodi in assoluto. Questo lo reputo, ragazzi, un mezzo passo falso per Realme, perché nella scorsa generazione aveva introdotto il sensore biometrico sotto il display. Lo avevo trovato molto preciso, interessante nel suo posizionamento, e quindi inserirlo nuovamente nella parte laterale mi sembra un po' un essere tornati indietro. Non so perché ogni tanto questi brand facciano delle scelte come queste. A sinistra c'è lo slot per le due schede SIM e la micro SD per l'espansione della memoria fino a 1 tera. In basso poi il Realme 10 possiede il connettore USB-C, lo speaker molto potente seppur non sia stereo, ma soprattutto il jack da 3.5 per le cuffie, ancora molto utile in questa fascia di prezzo. Sul fronte display, ragazzi, non mi pare che invece l'azienda abbia fatto nessun cambiamento, perché leggendo le specifiche mi sono reso conto di trovarmi di fronte allo stesso identico pannello dello scorso modello. Anche il nuovo Realme 10 infatti possiede un pannello AMOLED da 6.4 pollici Full HD Plus con supporto ad una frequenza di aggiornamento non superiore ai 90 Hz, purtroppo proprio come il Realme 9, da cui non me l'aspettavo in relazione a quanto offrono i competitor allo stesso prezzo. Tolto l'aspetto dei 90 Hz, che può essere limitante per alcuni ma indifferente a molti, posso dirvi che è confermarvi quanto ho detto in praticamente tutte quante le mie recensioni degli smartphone di Realme. A prescindere dalla fascia di prezzo di questi dispositivi, l'azienda riesce a garantire sempre dei colori eccezionali, un'ottima taratura ed una buona visuale anche sotto la forte esposizione ai raggi solari. A tal proposito, questo è un pannello che di picco riesce a garantire circa 1000 nits, che non sono proprio pochi. Poi, come al solito, il software messo a disposizione dall'azienda ci permette di mettere mano alla taratura dei colori e quindi renderlo più personale al nostro gusto e al nostro piacimento, per cui, ragazzi, sul display veramente non c'è nulla di cui lamentarsi. Poi, rispetto al Realme 9 4G, un po' di passi in avanti l'azienda li ha compiuti sul fronte hardware. Abbandonata definitivamente la soluzione Snapdragon 680, qui siamo passati quest'anno ad un Helio G99 di MediaTek, un processore a 6 nanometri octa-core che, accompagnato dai suoi 8 GB di memoria RAM LPDDR4X, riesce a fare, insomma, il suo dovere nell'ambito quotidiano. Riesce comunque ad assicurare performance di circa un 50% superiore in single core e fino a circa il 15% in più multicore, benchmark alla mano ovviamente. Lo storage interno tuttavia è pari a 128 GB ed è di tipo UFS 2.2, anche qui segniamo un piccolo passo in avanti rispetto alla precedente generazione. Ora, ragazzi, parliamoci chiaro, insomma, non ci troviamo di fronte ad un top di gamma assoluto, ma non è questo l'obiettivo di Realme, che con questo Realme 10 si inserisce in una fascia di prezzo dove raccoglie praticamente un po' tutta la tipologia degli utenti. Raccoglie gli utenti che vogliono uno smartphone affidabile, raccoglie anche quelli che magari non vogliono andare oltre la soglia dei 300 euro, e raccoglie, insomma, anche una certa fetta di clientela, per cui questo è uno smartphone che riesce a fare tutto nel migliore dei modi. Tralasciato l'aspetto dei giochi, che funzionano piuttosto bene e superano anche i 50 fps in titoli come Call of Duty o PUBG, qui non ci sono problemi di lag nell'interfaccia, perché lo smartphone mi è parso ben ottimizzato ed esente da qualsiasi problematica di lentezza nel quotidiano.
quotidiano. Assolutamente nulla di cui lamentarmi, soprattutto perché la buona ottimizzazione software di Realme va a colmare le lacune che potrebbero essere insite nell'hardware. Altra cosa positiva che ho notato sono le temperature, perché è incredibile come anche negli stress test continuativi che ho effettuato non ho mai notato degli aumenti di temperatura superiori ai 2-3 gradi, ma soprattutto non ho mai notato la back cover del dispositivo calda in qualsiasi punto, per cui anche in casi prolungati di stress test non riscalda assolutamente. Poi il software, ragazzi, come vi anticipavo, è una delle caratteristiche senza dubbio più interessanti di questi dispositivi di Realme. La versione Android in questo caso è la 12, con patch di sicurezza aggiornati a settembre del 2022, con interfaccia Realme UI in versione 3. L'ottimizzazione, ragazzi, come al solito non c'è nulla da dire, una ROM che funziona alla perfezione, l'interfaccia grafica è curata, sì, ma non è mai troppo pasticciata, non è mai troppo aggressiva nelle personalizzazioni e secondo me è bilanciata praticamente per i gusti di tutti. Però c'è solo una santissima cosa di Realme che non mi spiego, ovvero il perché debba far essere presenti oltre 10, 12, 15 applicazioni. Insomma, ho perso anche il conto di quante applicazioni e giochi di dubbio veramente gusto installati al primo avvio che sono stato costretto a rimuovere uno ad uno dalla memoria, insomma, dello smartphone. Ma perché un brand come questo deve ridursi a fare queste piccole partnership, se così vogliamo? Via queste cose, lasciamole agli altri. Le fotocamere poi sono l'oggetto di contestazione, o quantomeno lo sono state per me. Mi spiego, l'anno scorso l'azienda aveva sfoderato una fotocamera principale da 108 megapixel seguita da un ultra wide da 8 megapixel e ok, seppur la ultra wide non era un granché, almeno c'era, questo modello invece passa ad una lente principale da 50 megapixel e perde totalmente la camera ultra wide in favore di una camera per le foto in bianco e nero da 2 megapixel. Questa configurazione non mi è piaciuta tantissimo. Ma nel dettaglio, però, chiusa la parte polemica, questa volta non ho notato delle grandissime prestazioni fotografiche sul Realme 10. Il sensore non riesce a catturare purtroppo molta luce, di risultato che ne consegue sono foto con colori un po' spenti e apparentemente sempre un po' buie. La definizione poi non è il massimo, se non quando scattiamo di giorno e con una buona quantità di luce, dove le difficoltà sono senz'altro minori. Di notte si comporta discretamente, per assurdo, buona la modalità notturna di cui è dotato, che può modificare totalmente il risultato fotografico finale senza impastare i colori, che restano naturali e fedeli. La selfie camera invece è una 16 megapixel che realizza selfie solo sufficienti sia di giorno che di notte. I video invece vengono registrati in full HD a 60 frame per secondo. La stabilizzazione qui è accettabile, ma la definizione non mi ha assolutamente convinto. Neanche con una buona luce e a distanze ravvicinate, come vedete in questo video, è impossibile riuscire a leggere chiaramente i numeri di targa che sto riprendendo. E sul fronte batteria, ragazzi, veramente nulla da dire. Nonostante lo spessore estremamente ridotto ed il peso veramente contenuto, Realme riuscite ad inserire qui una batteria da 5000 mAh, identica allo scorso modello, sì, questo non è un problema, che garantisce comunque fino a circa un giorno e mezzo di utilizzo, per cui non ci sono problemi di autonomia. In più, e poi è disponibile anche la ricarica rapida fino a 33 W, per cui, ragazzi, sul fronte batteria veramente dormite su 7 cuscini. Tendenzialmente, ragazzi, però, c'è da dire che quando provo i dispositivi dell'azienda cinese Realme non sono mai grosso modo deluso, perché, come vi dicevo in apertura, sono dei dispositivi bilanciati e ben funzionanti. Questo Realme 10 4G grosso modo segue le stesse logiche, perché è un dispositivo che funziona bene, ha un buon hardware, ha un bel display, davvero un bel display, ha un design che potrebbe piacere come potrebbe non piacere, ma questo qui è soggettivo su tutti quanti i prodotti che vengono introdotti sul mercato. È vero, c'è la fotocamera che non è un granché. Il prezzo, al momento in cui sto registrando questo video, a dir la verità non lo conosco, perché sto registrando con un po' d'anticipo rispetto all'uscita di questa recensione, ma grosso modo si dovrebbe aggirare intorno ai 250 euro o giù di lì. Voi per sicurezza cliccate qui in basso e trovate in descrizione il link per l'acquisto con i prezzi aggiornati. È un dispositivo che vi consiglio? Forse non al momento, forse non al momento, ad essere sincero, e al momento piuttosto vi consiglierei di optare per il dispositivo della generazione precedente, che ha sicuramente subito un calo di prezzo rispetto al momento del lancio, e forse in alcuni contesti, se non quelli legati prettamente alle performance, ai numeri e ai muscoli veri, potrebbe essere, insomma, più un dispositivo chiuso, curato. E poi ci sono, insomma, i soliti GT Master Edition, ad esempio, che continuano a spezzare i cuori, perché veramente sono fra i dispositivi meglio riusciti di casa Realme. Io, come al solito, vi ringrazio per l'attenzione. Qui in basso trovate la recensione testuale con tutti i sample della fotocamera e tutto il resto delle informazioni, e noi ci vediamo, come al solito, in un prossimo video.